sono qua in Soldo Simulation e una cosa che mi devo ricordare è questa, cioè ipotizziamo qua, siamo sulla sollecitazione von Mises, tasto destro, ok, opzioni dei grafici. Ok, vado in impostazioni e qua posso modificare la visualizzazione. Dunque, da qui se metto punto visualizzo tutta la una serie di punti, ok, che in questo caso non si capisce molto. Linee, dunque le varie linee delle zone, come si dice, delle sollecitazioni, von Mises, come si dice, però non è che si capisca molto, molto meglio invece è col discreto, ok? A questo punto si capisce, a mio avviso, si capisce abbastanza. Continuo è sfocato e dunque diciamo che il discreto è molto interessante e l'altra cosa è modello che sono ancora più chiaro, nel senso i confini sono definiti, a mio avviso, vabbè, questo dal mio punto di vista è tutto molto più chiaro. Si può anche aggiungere la mesh, cioè come si può dire, nella rappresentazione possiamo anche vedere la mesh e anche le varie differenziazioni del von Mises. Questo qui vediamo dopo ho finito, era solo per ricordarmi. Naturalmente io posso sempre andare a vedere opzioni avanzate, valori elementi, ok, e posso, questo qua è sempre interessante, o valori nodi e poi risultati incrociati di media per le parti o sollecitazioni medie. Ok, e queste qua diciamo che questo è anche questo è molto interessante. Vabbè, era solo per ricordarmi, in modo da ricordarmi che soprattutto questo discreto che ha una visualizzazione, a mio avviso, la più chiara di tutti. Naturalmente dopo uno deciderà per le proprie considerazioni, però mi sembra il discreto anche rispetto al continuo quello di più chiarezza, più immediata semplicità e chiarezza. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.